Giornata bianca oggi. Lo so, però gli ordini sono ordini. Non ci hanno detto di stare qua e qua dobbiamo stare. Fermiamo a quello. Chi è? Un attimo, a costare. Vabbè, svolgiamo la giornata, dai. Vieni. Prego, signore. Che cosa è successo? La costa. Signora, normale controllo. Vedi l'assicurazione, com'è? L'assicurazione, beh, da questa parte. Sono rischi documenti. Documenti? Se può scendere dalla macchina cortesemente. Sì, scendere? La situazione è di classe. Senza gente. Cominciamo male, signore. Cominciamo. Abbia pazienza. Va bene, signore, ecco, non si spaventi. Normale routine, la normale routine. Vabbè, voglio dire, la cintura. È la cintura. Stringe. È la cintura. Non è la cintura. No, scusate, ci sono qua. Se un uomo non lo facevi, siccome donna lo fa, abbia pazienza. Ci andiamo in paranoia, signore. Va bene, documento, sta patente sua? Certo, stavo guidando io qui. Bella patente, signora. Grazie. Signora, corre obbligo. Corre. Lei guidava senza patente? No, la patente, com'è? Sta la patente. La patente sta. Guidava senza la cintura? Sì, ma. Mo sono entrate nella macchina. Sai che tu entri, mo me la metti. Collega, le luci spente. Volevo spiegare? Bisogna spiegare. Noi qualcosa dobbiamo fare. Se no qua noi ci ritiriamo senza aver fatto. Chiudete un occhio, Madonna Santa, non è che stai. Se chiudiamo un occhio, com'è che dobbiamo scrivere? Allora, vai, guida senza cintura, 33 euro. 33. Esagerato, come 33 euro? No, corre obbligo. Questi sono i prezzi. Però qualche volta potete evitare di fermare, perché stanno i delinquenti che se ne vanno in giro, le rapine, le cose, dovete fermare le persone per bene. Questo non poteva andare peggio. Quanto è che devo dare, mo? 33. L'abbiamo trattata bene, signore. Perché ci devo 35. Collega, 33. È onesto, Il minimo che mi potete fare. Avanti. Questo è suo. Grazie assai. È così in regola. Grazie. Che cos'è questo? Che cos'è? 100 euro. Abbiamo detto 33, signora. Ma io gli spicci, non ce l'ho. Guardi dentro al portafoglio, vedi? 33 euro, non c'ho niente. Spicci, non ce l'ha. Mi dispiace, mo sono usciti di casa, manco il tempo. Non ce l'ha. Non ce l'ho io. La signora, la prima oggi, non è che c'è stato un movimento, diciamo. Allora. Come si fa? Allora, facciamo cadere una cosa, signora. Le facciamo un buono per un transito vietato ed eccesso di velocità. Va bene. Da spendere entro un anno. Capito? Cioè lei praticamente ha facoltà di fare qualche altra contravvenzione. Allora, scrivi, buono. Buono per transito, abbiamo detto? Transito vietato ed eccesso di velocità. Aspetta. Piuttosto che il transito vietato, che è una cosa che solitamente non fa. Non fa. Ma possiamo fare un attraversamento con rosso? Si equivalgono, attraversamento con rosso e eccesso di velocità. Allora facciamo una cosa, siccome la signora insomma, vede che è nostra cliente, diciamo. Grazie. E facciamo anche un paio di guide senza cintura. Può capitare, capito? Il collega oggi è in piccio buono. Siamo in un periodo promozionale, diciamo. Meno male che non sono uscito con la 500 euro stamattina, sennò faceva tutti buoni. Almeno per due anni stava a posto. Mi raccomando, entro un anno questo, perché scade, un peccato che non sfrutta, diciamo. Sì, un'amica che ogni tanto...